L'8 maggio 2015 si presenta al Giro a Genova, poi il 9 c'è la Crono Squad sulla pista ciclabile di Sanremo, da San Lorenzo a Sanremo. La prima volta che il Giro d'Italia fa un cronometro tutto su una pista ciclabile, non era mai successo in 98 edizioni. Poi il giorno successivo si parte dal Benga e si arriva a Genova e poi ancora si parte da Chiavari con una tappa molto impegnativa che andrà anche sulle nostre colline, sull'entroterra, Fontana Buona e così via. E poi il Bracco e poi le Cinque Terre, poi arriva Spezia e poi ancora, dicevo, da Spezia si riparte per una meta che ancora non conosciamo, conosceremo ad ottobre, e quindi una partenza molto significativa. Tenete presente che i corridori arrivano qui qualche giorno prima, le squadre anche una settimana prima, i tecnici, e quindi abbiamo una presenza in Liguria della caravana del Giro che durerà una decina di giorni, quindi un impatto turistico molto significativo. Abbiamo scelto perché è un investimento per lo sviluppo, per la crescita, per il turismo, per l'immagine, per la promozione. Abbiamo scelto quest'anno, 2015, anche perché il Giro coincide con l'inizio dell'Expo di Milano, che dura 6 mesi, da maggio a ottobre. È molto facile che chi vuole venire a Milano dall'estero o anche da altre parti d'Italia possa abbinare qualche giornata in Liguria, in Riviera o nelle città d'arte a partire da Genova. La distanza è minima, i collegamenti spero saranno anche meglio, ne discuteremo in questi giorni a Roma con le ferrovie, e quindi è un investimento molto rilevante che però pensiamo possa avere un ritorno significativo. I paesi collegati sono 180 nel mondo, il giro di appassionati che guardano la TV è di circa 400 milioni di persone. Quindi è veramente una promozione unica. Abbiamo già conosciuto il Giro sia in partenza sia in arrivo, però non c'era mai stata una presenza così continuativa e massiccia, 3 giorni, praticamente 4, perché la 4ª tappa comunque parte dalla Liguria, e pensiamo che veramente possa essere un'occasione di promozione molto rilevante per la regione. Ci sono concrete speranze che possa partecipare anche Nibali, che ha già fatto un'intervista in questo senso, che ha dato buone possibilità. In quel caso penso che lui vorrà tentare l'impresa, che ormai non è più usuale, di vincere il Giro e Tour. Sapete che una volta probabilmente era meno competitivo e quindi era abbastanza usuale che i grandissimi campioni partecipassero e vincessero il Giro e Tour. Oggi invece chi partecipa al Giro non partecipa al Tour, di solito e viceversa. Adesso con i comuni continuiamo a lavorare, perché l'impegno comunque sarà significativo, definiremo l'impegno nei prossimi giorni e chiederemo un aiuto a tutte le realtà più coinvolte. Tenete presente che poi, a parte la partenza e l'arrivo, è anche molto importante, diciamo, essere coinvolti durante il tracciato. La 3ª tappa, per esempio, sarà già tecnicamente molto significativa, con sconfinamenti dell'entroterra, poi col Bracco, poi con le Cinque Terre, insomma. E quindi metteremo insieme 5 giornate alla fin fine, perché si presenta a Genova, c'è la tappa sulla pista ciclabile, c'è la tappa al Benga Genova, c'è la tappa Chiavari Spezia e poi c'è la partenza da Spezia. E quindi, insomma, discuteremo gli aspetti economici, ma penso che avremo anche un bel ritorno. Sì, un grandissimo risultato. Come giunta abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi e siamo convinti che aver portato a casa questa vittoria, aver vinto questa volata, lo sprint, con altri concorrenti altrettanto attrezzati, faccia sì che si potrà vivere e godere, per i tanti appassionati che verranno a seguire questa importantissima manifestazione, una bellissima Liguria che deve essere sempre più attrattiva dal punto di vista turistico. Ci sarà una cronoprologo a squadre sulla pista ciclabile Sanremo Riviera dei Fiori, poi ci sarà la 2ª tappa che partirà dal Benga, toccherà la maggior parte dei comuni del Savonese, per poi arrivare a Genova nel centro cittadino con un circuito della lunghezza che poi ovviamente deciderà anche il comitato organizzatore, e poi la 3ª tappa che partirà da Chiavari. La volontà nostra è quella di
diciamo, tornare verso Ponente per arrivare fino a Recco, salire su Davegno Uscio, fare il giro della Val Fontana Buona, scendere a Lavagna, poi Sestri Levante, Bracco, Vernazza, Cinque Terre, con arrivo alla Spezia. E la novità è che siamo riusciti a portare a casa un altro importante risultato, che è la quarta tappa partirà dalla Spezia, quindi un giorno in più per i tanti appassionati che vorranno vedere la partenza della quarta tappa e per le squadre che dovranno per forza dormire nel nostro territorio.